Ok, ci siamo, buongiorno. Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati. Buon inizio di fine settimana, buon proseguimento di fine settimana a tutti quanti voi. Un buon sabato 23 settembre, signori e signore. Come state? Come state? Come va? Come va? Io come sempre sono Fabio Meson, questa è la Mesopotamia e oggi andremo a produrre un bel po' di snowman. Non mi ricordo mai se si chiamano Snow Golem o Snowman. Comunque, perché c'è l'Iron Golem, non lo so, no, non ci interessa. Lo scopriremo solo vivendo. Come state? Quindi io inizierei subito proprio mi sa che dobbiamo creiamo un po' di zucche, perché ieri ho scoperto che se piove, è un problema perché i nostri cari amici muoiono se piove. Quindi dovevo un attimo capire come fare, perché poi se li blocco non va bene. Cioè, se li blocco non va bene perché non credo che producano neve se non quella sotto i propri piedi. Vabbè, mettiamo un po' di zucche, le piazziamo per bene e poi ce le intagliamo in maniera tale che poi possiamo unirle ai blocchi di neve. E creare questi nostri amici perché stiamo facendo un po' di spazio, un po' di programmi proprio per il nostro bellissimo. Ma le sto intagliando. Boh. Sì. Villaggio di Natale, villaggio di Babbo Natale, quindi tanta roba, tanta roba. Ci serve un po' di neve, ovviamente, ci serve un po' di neve per fare un po' di atmosfera. Mannaggia, oh, quanti semi di zucca. Molto bene, questi se li mettiamo qua. È un vero peccato avere tutti sti semi, però che boh, qua così, a non far niente. Però, vabbè. Allora, riprendiamoci le nostre zucche. In teoria sono tutte quante intagliate, a quanto pare sì. Dovrebbero bastarci. Allora, quante sono? Considerando che servono due blocchi di neve per ogni zucca, a noi abbiamo bisogno adesso esattamente di uno stack di blocchi di neve. Vediamo quanti ne abbiamo. Eccolo qua, perfetto, va. Tac, meglio di così. Speriamo che non piova. Speriamo che non venga a piovere almeno per questa mattina. Almeno nelle prossime 2 ore, che così almeno un po' di neve la possiamo creare. Vediamo. Dopodiché, sì, continuo un po' il lavoro, tolgo delle piante che non ci servono, ne unisco delle altre, vediamo. Abbiamo un bel po' di roba da fare, però insomma, tempo ce n'è, voglio dire. Qua i nostri cavallini come stanno? Sempre in alto, sempre ai piani alti loro, cercherebbero di scappare. Devono trovare il modo per non farli salire, perché poverini poi si fanno male alla testa, però a quanto pare stanno bene. Ne abbiamo veramente pochi e che non volevo farli accoppiare, perché mi piacerebbe collezionare tutte le specie di cavalli presenti in Minecraft, però è un po' difficile perché sono 35. E 35 mi pare o 36, quindi boh, vabbè. Qua ieri sera abbiamo impostato questi scalini che boh, ancora non mi entusiasmano più di tanto, però ci piace. Come potete vedere, ieri i nostri golem hanno sì, golem, i nostri snow golem, non so come si chiamano, hanno prodotto parecchio, quindi dai, iniziamo a piazzarceli. Tanto la neve non si scioglie, fortunatamente alla pioggia, salve. E mettiamo uno proprio, tanto ne abbiamo parecchi adesso, quindi voglio che sia tutto bianco, buongiorno. Ci piace il bianco, ormai sappiamo. Speriamo non venga a piovere. Non avevo capito che morivano sotto la pioggia, cioè non è che non avevo capito, non lo sapevo.
Però intanto ne approfittiamo, speriamo che questi riescano a produrre un bel po' di neve, perché se li tengo fermi, tipo, non succede niente, cioè no. Sparano palle di neve, basta, le sparano ai nemici e basta, credo, eh. Credo. Ok, anche qua, adesso poi inizieremo a capire dove mettere le varie strutture, però prima dovremo fare dello spazio, tipo tagliando piante che non ci servono. Vediamo, vediamo, vediamo cosa succede. So che manca ancora un po' a Natale, però ci dobbiamo prendere per tempo perché... Oh! Natale è Natale, raga, cioè c'è poco da fare. Faremo delle casette di marzapane, faremo tante robine. E ci serve... Ma posso anche fare così? In teoria sì. Ci serve del tempo, ci serve del tempo. Guarda come se ne vanno in giro felici. Ne stiamo piazzando, eh. Mica ne stiamo piazzando. Io sono appena tornato da un breve giro in bici e devo dire che stamattina si stava da Dio, anche freschino. Quasi quasi. Infatti col senno di poi sarei partito anche un paio d'orette più tardi, però non avrei potuto essere qui, quindi va ben così, va ben così. Magari oggi pomeriggio ci facciamo un altro girettino, eh? Cosa dite, cosa dite? Adesso io fin qua ero arrivato anche con il piazzamento delle torce, possiamo anche andare avanti volendo. Volendo. E ancora abbiamo qualche torcia, quindi si torcia lanterna. Lanterna, c'ho ancora terra nell'inventario? No, vabbè, fa niente. Ed è già il tramonto, raga, è già il tramonto, quindi o questi nostri amici adesso ci difendono, ma qua spawnano un sacco di creepers e siccome sto tappando vari buchi, come mi piace fare, non ho voglia di farmi esplodere tutto, capito? Quindi vediamo, vediamo, dai. Tanto qua abbiamo un buon esercito. Forse è pronto a difenderci, forse. L'importante è che non venga a piovere, perché se viene a piovere è un po' un macello. Piazziamo luci. Anche qua questo è un bel blocco di quercia scura che mi piace e che trasformerò in una piccole casette. Voglio trasformare questi blocchi, questi alberi più grandi. Ecco, vedi, vediamo se mi aiutano. Mi aiutano, sì. Però vedi, non fanno neve. Solo proteggono. Beh, oddio, solo. Vediamo quanto ci mettono. Ci mette a morire. Non li fanno mica avvicinare, non si avvicinano mica. Quindi tanta roba. Tanta, tanta roba. Ieri sera ho visto la farm di Shulkerbox, sì, di Shulkerbox. Ho visto la farm di smeraldi di Shulker, ma è Dio boh. Mai vista una roba del genere. Mai vista una roba del genere. Tra l'altro l'ha inventata lui, cioè l'ha progettata lui e tanta tanta roba. Io impossibile che potrò. No, vabbè, però non potete uccidermeli, eh. Non potete uccidere i miei amici. Ho già visto che uno è morto. E non va bene. Stanno morendo. Sarebbe meglio andare a dormire perché sennò qua io sto facendo tutto il lavoro per niente. Va bene, a me serve la neve in realtà. Però. Ah, ripiazziamo qualche lanternina ancora. Di qua e di là. Su e giù, destra, sinistra, ecco di creeper anche. Vabbè, ma me li ammazzano alla fine, cioè. Vabbè. Ecco, adesso è esploso qualcosa.
Dio caro, è pieno di creepers qua. E se penso? È pieno sì. Vabbè, andiamo via. Prima che moriamo male. Meglio andarcene, andiamo a dormire e vabbè. Andiamo a dormire. Eccoci qua. Così almeno siamo sicuri che per un po'. Allora, vale, inizia già a prendere forma, ci piace. Allora, tipo questo qua, abbiamo detto che più o meno sarà l'ingresso. Non so, io mi immagino un bel arco tutto addobbato, magari con qualche bacca rossa, perché potrebbero fare al caso nostro le bacche rosse. Ottimo, ottimo, ottimo. Molto bene. Ecco qua, ad esempio, adesso iniziamo a togliere qualcosina. Però siccome io ho delle cesoie e non voglio buttare via queste foglie perché mi serviranno, allora me le prendo. Me le prendo finché riesco. Siamo tutti contenti. Facciamo così, così. Ora questo. Ok, dovrei riuscire a toglierlo. Magari prenditi le foglie, perché sennò cosa stiamo qua a fare? Ok, anche qua via. Si può mettere tipo mending sulle cesoie? Guardate che due pezzettini di ferro o tipo indistruttibilità. Si possono incantare le cesoie? Fatemi sapere, fatemi sapere. Non ne ho idea. Anche qua avremo un buco da tappare, però al momento purtroppo io non ho la terra, fa niente. Qua togliamo. È già finito praticamente. Cioè abbiamo già finito con le cesoie. Vabbè, ma era giusto per avere qualche foglietta extra, anche se dobbiamo fare qualche siepe, qualcosa. Ci piace, ci piace. Ok. E che così tanto recuperiamo un po' di legna, anche che non fa mai male. Vabbè che abbiamo la farm, però. Ok, tiriamo via anche questo. Ecco, basta, fine, adesso non tiro via più niente. Ecco qua. Vabbè. Fa niente. Ok, qua ci sarà dello spazio, qua pure. C'è dello spazio, ci saranno strutture. E vabbè, dai. Alla fine penso non abbia senso perderci troppo tempo, nel senso, adesso sai cosa facciamo? Proviamo a continuare col sentiero, tra virgolette, principale, in maniera tale da avere un po' di traiettorie da seguire, qualcosa del genere. Ci togliamo queste dalle scatoline. E poi vediamo di iniziare ad unire qualcosina, forse, forse. Meno male non piove, quindi per il momento siamo tranquilli. Alcuni potremmo fermarli in realtà, poi tanto abbiamo un sacco di risorse a disposizione. Perché sono anche carini alla fine da vedere, no? Sono dei pupazzi di neve di fatto, quindi. Allora, proviamo a seguire un po', a capire un po' come proseguire. Sì, però sta pala qua è troppo forte, troppo forte. Troppo
troppo forte per il lavoro che stiamo facendo, attenzione. Faccio a mano, faccio così, faccio così, faccio così. Perché non la so dosare, capito? Se non la so dosare, tac, già fare piano, piano, spacco tutto. Fare piano, piano, piano. Ecco, vedi. Sì, diciamo che questo qua sarà un po' la via principale dove ai lati si svilupperanno poi le casettine, no? Le classiche casette dei mercatini, robe del genere. Vediamo, vediamo. Tac. Dovremmo portarci delle slab per fare le alzattine, gli scalini. Vediamo se riesco a non spaccare. Ovvio che no, ovvio che no. Tanto ci portiamo a casa altre palle di neve. Cioè, devo stare proprio leggero, leggero. Col mouse. Salve. Salve. Buongiorno. Vedete che dove non è tracciato il sentiero, cioè dove c'è la terra battuta, diciamo, non fanno nulla. Non possono fare nulla. Niente, non puoi piantare, non fai niente. E nemmeno la neve, però io farei così a sto punto perché non c'ho voglia di star lì ogni volta. O mi prendo una pala di ferro, che così so che. Capito? Se no così rischio sempre. Devo stare leggero col dittino. Molto leggero. Così, ecco, vedi, si spacca tutto. Ci facciamo una sorta di sentierino. Easy, eh? C'è qualcosa che almeno dica. Dico, beh, seguiamo la strada intanto, poi vedrete che continueremo ad aggiungere un sacco di dettagli. Mi piace anche il fatto che passiamo in mezzo qua a queste quercette e quindi dobbiamo capire intanto fino a dove arrivare. Dopo ci penseremo. Perché potrebbe avere un'uscita. Intanto adesso è qua, vedi, c'è cioè, casino. Casino, casino. Non so dove passare. Comunque. Proviamo così. Buongiorno. Poi adesso ci ricordiamo che appena torniamo in magazzino a svuotarci di prendere, ecco vedi, delle slab di acacia con le quali faremo sti scalinetti. Allora, sì, adesso facciamo il giro, poi andiamo verso ovest. Appena finiscono ste lanternine qua, andiamo verso ovest e torniamo in là praticamente, capito? Senti, senti lo scheletro. Torniamo in là. Sì, bisognerebbe costruire tipo delle cuccette in maniera tale che nessuno potesse fare del male. Questi nostri amici però, vabbè, tanto zucche, abbiamo la farm, neve pure. Cioè non ho la farm di neve, però ci vuole anche un secondo a farla volendo, eh. Basta piazzare uno di questi, fermo, e continuare poi a togliere sotto. Allora, fino a dove sono arrivato? Qua c'è dello spazio, vedi che mi piace, perché faremo varie robe. Qua ci sarà magari la casa. La casettina di Babbo Natale e volevo tornare indietro di qua praticamente, fare il giro di qua. Qua se c'è un bel coso lì, magari un bel ponticello. E ricollegarci qua, qua è un casino. E bisogna fare un po' di pulizia. Ottimo che ci sia la quercia scura, perché ci servirà.
un po' di pulizia così, intanto. Ma non so se voglio venire qua, perché qua è un po' zona industriale, come no? Guarda quanta bella quercia scura, ci piace, ci piace. Mi piace perché dovrò usarla proprio per unire le varie piante affinché possiamo tipo trasformarle in una sorta di casetta. Boh, degli elfi me la immagino io, capito? Qua vediamo fin dove riusciamo a fare un po' di pulizia. Questa è bellissima, penso che sia il mio legno preferito. Tra questo e l'acacia devo dire che mi piace molto. Queste due tipologie di legni le preferisco agli altri. Beh, sicuramente la betulla. Ottimo, adesso contento perché stiamo facendo anche un po' di legno, di materiale. Molto bene, molto bene. Molto bene, adesso sta venendo notte, quindi guarda, facciamo così, andiamo in magazzino, ci svuotiamo, dormiamo, prendiamo altre robe che ci servono, non so che cosa, tipo terra, ad esempio. Terra per coprire tutti quanti questi buchi che ci stanno in giro e forse faremo un giro, praticamente faremo una roba circolare. Cioè, quel sentiero lì lo trasformiamo in un percorso, magari, no? Che fa tutto il giro e poi ritorna da dove siamo venuti, ovvero dal maneggio. Sappiate che se riesco a trovare qualche sistema per fare gli alberi di Natale, via via tu. Se riesco a trovare qualche sistema per fare gli alberi di Natale, rimarranno poi, non è che li tolgo, capito? Non è che l'Epifania ogni festa porta via, qua siamo nella Mesopotamia. Quindi cambia la situazione. Idealmente dovrebbe essere sempre festa qua, idealmente. Ma andiamocene pure a casa perché qua mi fanno il mazzo, no? Volevo fare un po' di pulizia. Già che siamo da queste parti. Ecco, già meglio, già meglio, già meglio. Fin dove arrivo, arrivo, poi faremo in un altro modo magari, eh? Buongiorno Jen. Jen, buongiorno, benvenuto o benvenuta, ben trovato. Buon inizio di proseguimento di fine settimana. Io sono Fabio Meson e questa è la Mesopotamia e in questo momento mi stanno uccidendo quasi, quindi sarebbe meglio tornare a casa. Che dite? Che dite? Come va? Come va? Benvenuto, benvenuto. Torniamo a casa, che andiamo a dormire. C'è a casa, in sede, torniamo in sede. Torniamo in sede, andiamo qua. E ci svuotiamo un pochettino. Ci svuotiamo un pochettino. Fatemi fare pipì perché mi scappa la pipì. Chiedo scusa. Oh là, ci stava proprio. Tiriamo l'acqua. Ottimo. E torniamo al lavoro. Sono contento perché almeno, no, almeno, perché ho recuperato delle fogliette. Siamo pieni qua, eh. Vediamo, vediamo. Siamo proprio pieni. Vediamo se riusciamo a raggruppare qualcosina. E tipo i semi non mi interessano qua. Questi, ok. Va bene, dai, tanto. Vediamo se riusciamo a mettere giù queste foglie qua. Molto bene, molto bene. Un po' di carne è andata a male. Ce la mettiamo qua e poi abbiamo tutti i legni, la neve, i sassi, le luci.
E via così, e via così. Ci mettiamo via questo. Anzi, no, ti devo dire, questi qua li dobbiamo anche tenere. Perché li finiamo. Li ho preparati apposta, quindi ce li finiamo. Allora, abbiamo quarcia scura. Teoria. Dark Oak, questa qua. Uno e due. Poi abbiamo un po' di quercia normale. Che sarà questa? Sì. E la Betulla, la nostra amica Betulla. Eccola qua, bravo. Devo prendere i... Eccoli qua, questi slabettini qua. Vabbè, non me ne serviranno tanti, però ci sta. Dopo prendiamo ancora della terra per chiudere i buchi. E via così. Godwin Jane. Qua il buon vento, qua il buon vento. Allora, torniamo. Torniamo qua, stiamo preparando un po', ci stiamo organizzando un po' per fare un piccolo e modestissimo villaggio di Natale, quindi sto un attimo... Tanto devo mangiare perché sto prendendo le misure. Mangiamo angurie qua perché è così, almeno al mattino un po' di frutta. Ok, poi praticamente alla fine di questo giro iniziamo proprio a decidere dove piazzare le varie strutture, le varie casette. Perché qua c'è poco spazio, infatti. Non è che c'è poco spazio, dobbiamo crearlo lo spazio. E queste querce mi piacciono veramente tanto, queste querce scure qua, infatti qualcuna, come già l'ho detto, la trasformeremo in... casa proprio. Io volevo proseguire. Qua, per esempio. Qua già la facciamo così. Sbagliato. Facciamo così. Non capisco se sto laggando o meno. Andiamo avanti. Fin da che dovevo arrivare? Fino qua. Qua ci sarà proprio la casa di Babbo Natale, credo, su questo spiazzo. E poi sarà come volare, come cantava Giorgia. E fare un giretto, come capito? Quindi sì, farò il giro così. Questi ovviamente li tiriamo via. Sono attaccate, oh, porco Giuda, sono attaccate. Vabbè, le stacchiamo. Vediamo se riusciamo a staccarle. Che è sta roba? Sono dimenticato le cesoie, però vabbè. Ok. Oddio, ok. Qua ho preso la terra, sì. Quindi qua facciamo così. Tappiamo qualche buchino. Ok. Molto bene. Adesso ovviamente ho perso il sentiero, però fa niente. Lo ritroveremo. Se no faremo come Pollicino. Lasceremo le briciole. I fagiolini, cosa che lasciava. Ecco che siamo tornati qua, dove ancora dobbiamo fare molta pulizia. Guarda quanta roba che c'è qua, vaffanculo, va, Dio, che... Vaffanbrodo, va.
Vabbè, qua no, che non voglio tappare perché è molto carino. Non so, cercherò qualche immagine, qualcosa per fare. Questa la tolgo. Vorrei fare delle casette di marzapane anche, no? Queste le togliamo proprio. Casetti di marzapane, la casa di Babbo Natale, un po' di bancherelle, un po' di situazione natalizia, natalizia, che ci piace molto. Volevo far cadere queste foglie di acacia, porca la acacia, ma a quanto pare vogliono rimanere, che non è che stiano proprio male, però anche no. Ottimo. Allora, nel frattempo continuiamo a piazzare i nostri amici. Perfetto. Per forza di cose. Speriamo anche ci proteggano un po', però ho visto che difficilmente, anzi, più delle volte vengono uccisi. Dobbiamo creare delle strutture apposite per loro, ma non, cioè, a me interessa che ci sia la neve, di fatto, capito? Non loro. Loro sì, poi li mettiamo e guarda, guarda che carini. Li mettiamo e basta. E li lasciamo bloccati da qualche parte. Qua ci sarà un arco che ci farà capire, insomma, che stiamo entrando nel paese dei balocchi, Dio boh. Ok. Qua. Sicuramente ci sarà. No. Prima una delle casette. E quindi iniziamo a fare un po' di spianata, roba piccolina, non è che farò chissà quali strutture enormi, proprio casettine, bancherelle. Sì, neanche che siano proprio così piccole, però ad esempio qua cosa ci sta? Ci sta una, pensiamo di profondità, ci sta, qua ci sta una robina, qua ne metteremo un'altra sicuramente. Ok, poi si sale qua, ancora una. Proviamo a fare un po' di spazio, ma non più di tanto. Questa la tolgo, questa caccia qua la tolgo perché non mi interessa, anzi, la togliamo che così. Sì, però deve essere tutta attaccata ogni volta, dai, caspita. Sa che è meglio che la prossima volta che torno in magazzino me lo prendo una cesoia, perché mi servono queste foglie qua. E come mi servono? 1, 2, 3. Poi si sale qua, appunto mi ha preso questo slabettino. Qua. Mi piace, e quindi mi piace anche che ci sia sto fungo qua, quindi togliamo questo ancora. Caspita. Si attaccano l'una con l'altra. Niente. Niente. Qua ne faremo un'altra. Noi stiamo vedendo da qua, giusto? Sì, qua ancora una. Tutta robetta casettina, bancherelline. Ci portiamo anche i villager, ovviamente.
Qua un'altra ancora, quindi illuminiamo. Ahia, ci sono già gli zombie. Dai, andiamo a casa. Andiamo a dormire. Così ci prendiamo anche quello che ci serve. Non ho idea di cosa mi serva, non mi ricordo più. La cesoia, nell'eventualità. Come sta la nostra farm di ferro? Come sta? Direi bene. Direi molto bene. Che sia il caso di piantarli un po' di fiorellini qua intorno? Ah, al momento non c'ho voglia. Il momento no, non è questo il momento giusto per fare. Di questi ne abbiamo un'infinità. Molto bene. Dai, andiamo a dormire. Vamos a dormire. Torniamo nella cameretta degli ospiti. Ok, quindi una cesoia, vabbè dai, prendiamoci una cesoia. Se c'è, secondo me non c'è più. Ah sì. Abbiamo tutto. Ok. Vabbè, lasciamo giù un po' di roba ancora. Le slabettine me ne tengo, gli sticchi li lascio qua. Questa quercia qua la lascio qua. Quercia scura. Ecco qua. Ok. La terra ci serve, la neve. La neve lasciamo qua intanto. Ok. Volevo almeno sì, finire quel sentierino lì che ci farà fare un giro e poi delineare già le aree come stiamo facendo adesso, però magari facendo anche lì delle, boh, non so, qualcosa, dove andranno messe le casettine, tipo qua. Allora, qua abbiamo detto un piccolo arco. Piccolo, un arco natalizio, non so come lo faremo. Qua è successo l'impensabile, a quanto pare. Qua è successo ciò che non doveva succedere. Però sistemiamo più tardi. Allora, qua iniziamo a fare una roba di sto genere. 1, 3, 4, 5. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, così sappiamo. Dio mio, che qua ci andrà la strutturina, la casettina, cioccolata calda. Tè e vin brulè. Ok, qua ne andrà una. Pensavo di farle più piccole. In realtà, vabbè, poi sembra grande, ma sembra talco, ma non è. Qua ancora una. Ecco che ho spaccato. Che non dovevo spaccare. 5, va ben 5, perché metti che io arrivo da qua, ok, taglio giù di qua, 2, 3, 4, 5, proviamo a far così, Dio santo, mi devo prendere una palla di ferro.
Cioè, veramente. Cioè, vedi. Troppo forte sta pala. Troppo OP, troppo OP. Io faccio così, poi non è detto che abbiano tutte le forme così, quadrate o rettangolari, ma tanto per capire, dico, vedi, cioè, so che qua ci va qualcosa, qua ci va qualcosa, di qua niente. Sì, dai. Ovvio. Ci mettiamo anche qua qualcosina. Ok. Ci piace, verrà fuori una figata, secondo me, molto tranquilla, senza nessuna pretesa, però. 1, 2, 3, 4, 5. Intanto teniamo sempre queste misure qua. 1, 2, 3, 4, 5. 5x5 sarà carino, sarà carino. Sarà molto carino. Ok, 1, 2, 3. Bene, bene. Qua lasciamo così. Ricordiamoci anche che abbiamo le casettine poi da costruire con questa, unendo questi vari tronchi dove c'è la possibilità. Qua ovviamente ci mettiamo qualcosina. E spacco tutto, e spacco tutto. Ok. Qua andremo tanto di bacche rosse, mi sa. Eh sì, qua andremo molto di bacche. No, di vacche, di bacche. 1, 2, 3, 4, 5. Guardati. Chissà che continua con quella porta avanti, Indrio. E ti facciamo così. Ok. Molto bene. Tac. Quindi già qua possiamo fare. Intanto, eh. Intanto. Così. Voilà. Così. Ok, ho fatto anche nelle altre dove scendevo, no? Ok, cioccolata calda, vin brulè. Qua non ce n'è bisogno. E qua l'abbiamo fatto. Però vuoi scendere anche da qua, scendi anche da qua. Giusto? Esatto. Molto bene. Dopo. Qua ancora una strutturina. Sì, ci rimettiamo i villager, poi. Questo rimarrà il villaggio di Natale alla fine. E non è che, cioè, figurati se lo costruisco per dopo spaccarlo, voglio dire. Che senso ha? Non so che casettine verranno uno per uno. Vabbè, tanto andiamo avanti. Giusto per delineare un attimo le zone. Qua si scende da qua, poi vuoi risalire anche da qua, risali. Ok, ci siamo. Qua pure sarà figo. A fare qualcosina. E quindi senti il ragno com'è? 1, 2, 3, 4, 5. Sì, cerco di farle dispari che così poi andiamo meglio a fare le robe.
sentiero arriva da qua, giusto? Sì. E quindi dobbiamo mettere uno scalino anche qua, al momento, uno slabettino. Ok. Qua c'è situazione. Qua bisogna tappare. Qua tappiamo senza pensieri proprio. Ok. Comunque io non li vedo. Caspita, dove? Non so dove sono i nostri. Ah sì, ci sono, ci sono. Ok. Madonna, che fame. Sì, ste angurie non. Cioè, che diffamano più. Affamano più di tanto. Affamano, diffamano. Ma che sta a dire? Ma che sta a dire? Tolgono la fame. Qua anche situazione? Vabbè, per forza. Per forza. Ok. Poi per le misure non c'è problema. Non è ma problema, intanto è solo per capire dove devo fare le cose, quante ne devo fare, in maniera tale che poi abbiamo la possibilità, avremo la possibilità di capire anche quanto materiale ci servirà sostanzialmente. Qua servono lanterne. Intanto. Ecco qua, noi siamo arrivati qua praticamente, giusto? Siamo arrivati qua e proseguiamo. Voglio fare un giro tipo così. Qua abbiamo detto che poi ci sarà la casa di Babbo Natale, qua da qualche parte. Facciamo tipo un giretto così, come Massimo Boldi, e torniamo indietro praticamente, no? Si torna indietro, qua c'è il ponte, bello, mi piace. E vabbè, dai, facciamo così. Ma prima che ci distruggano tutto, andiamo a dormire. Che ne dite? Che ne dite? È grande sto villaggino, eh? Alla fine della fiera. Beh, oh, deve essere un villaggio, mica un cortile natalizio. Ops. Eccoci qua. Eccoci qua. Bella la chiesa, eh? Complimenti a Trust. Bella, bella, bella. Proprio mi piace. Allora. Andiamo qua. Bello, bello anche qua, mi piace. Passiamo qua in mezzo. Se riuscissimo a creare una specie di arcatina anche qua, sarebbe figo. Ok. Qua si va su, si va avanti. Ta ta ta, qua anche. Riprendiamo da qua. Riprendiamo da qua. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Arriviamo fino a dove ci sarà la casetta di Babbo Natale. E vediamo, vediamo poi di fare il giro e tornare indietro qua. Ok.
Sicuramente, facciamo così. Ok. Così. No, ho sbagliato. Dio. Bonino. Facciamo così, così, ok. Da dove siamo arrivati? Da qua. Da qua. Aspetta, non mi ricordo più. È qua che abbiamo deciso di fare la casa di Babbo Natale. Sì. E poi torniamo indietro, ok. Molto bene. Quindi qua io ho spianato perché voglio che ci sia anche qua qualcosa. Tanto delineo, non è che poi magari saranno sarà quella forma lì, quella misura lì, non lo so. Ok. Siamo un po' fuori. No, non è vero. Qua ancora una. Aspetta, eh. Qua c'è zona Babbo Natale qua. E non avremo neanche Babbo Natale perché proprio non ce l'ho neanche Babbo Natale, capito? Ma va bene lo stesso. Buongiorno signor Poposoff, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei, buon inizio di fine settimana, buon proseguimento di fine settimana. Qua ci sarà, esatto, la casa di Babbo Natale, quindi come va, come va? Buona spesa, grazie mille per essere passato a salutare. Fa molto piacere. E quindi gli gireremo attorno. Boh, non so, capiremo come fare. Buon proseguimento di giornata. Faremo così. Tanto, giusto per dare una piccola bozza. Guarda che skin che ho. Tutto nero. Tutto nero. Allora, cioè non ho skin, come si è trasformata la skin. Ok. E torniamo avanti di qua. Sì, no, ma vale, per me possono rimanere anche così, eh. Sono simpatiche. Anzi, danno quel tocco di personalità in più. Ok. Ah, per cui ha disabilitato il plugin. Ah, per me sono simpatiche, anche le armature così. Adesso non si vede da qua, però sono carine. Facciamo sto giro qua, giusto qua dovrebbe esserci il nostro burrone. No, non c'è il nostro burrone, quindi mi sa che ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato qualcosina. Più avanti, non lo so. Non lo so, però noi facciamo il giro. Un abbraccio anche a lei, grazie mille, ci vediamo presto. Buona spesa e buon sabato, buone cose. Sempre un piacere, sempre un piacere. Torniamo indietro di qua. Di qua, questa via. Ok. Ripeto, è solo una bozza. Giusto per fare un po' di cantiere, insomma, così. Capire dove metteremo le varie cose, le varie situazioni. Questo via. Via anche questo. Tanto portiamo a casa anche un po' di legna. Direi via anche questo.
Una mela, che fortuna. Via anche questa. Ok. Ah, vedi dov'era il nostro burrone qua? Vabbè. Allora. Boh, non so. Vabbè, intanto facciamo così. Intanto fermiamoci là, facciamo il giro così. Duro come la sella di un cosacco, mi raccomando. Sempre. Ma che sta di? Ah, così, giusto per dire. Ok. Modo da avere un giro da fare. Se no dopo si perdono in mezzo al bosco e dura dopo, sarà dura. Almeno così c'è un sentiero da seguire. Che dite, che dite? Ok. Adesso cerco subito dei lampioncini di Natale da mettere da illuminare proprio il selciato così. Qualche idea, caruccia. Ok. Ah sì, la vuelta mamita. Torniamo indietro praticamente, no? In qualche modo dovrei riuscire a tornare indietro. Qua tapperei, tappo. Ah sì, qua sì, per forza. Tappiamo per forza di cose. Parababam. Parababam. You are so smooth. Oh, Tennessee whiskey. So sweet a strawberry wine. You're a one of a glass of brandy. E torniamo indietro, capito? Torniamo in aia, ho finito gli slabettini. Fa niente. E ci ricollegheremo, non so, tipo da qualche parte nel mondo. Occhio al creeper, occhio che qua c'è un bel po' di buio. Caro creeper, non verrai disturbare il mio lavoro, nemmeno a distruggerlo, forse. Forse solo lui. E che giro femo qua? Niente, dai, facciamo fine. Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare su in qualche modo e riprendere la direzione. Forse del maneggio. Sì o no? Forza.
Mancano slabettini, però dopo rifacciamo, ripercorriamo il sentiero. Torneremo forse su così? Certo. Basta, poi qua, vedi, tac, torni su e ti ricolleghi, molto bene, molto bene. Proviamo a ripercorrerlo. Dan 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 dan. Bello, 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 bello. Adesso voglio provare a fare un esperimento anche. Ok. Tanto ce li ho già gli scalini. No, meglio andare a dormire, va. Perché qua è un attimo. È un attimo che si fanno esplodere tutto. Non sarebbe carino. Sbuttiamoci ancora un po'. Madonna, quanta neve abbiamo raccolto, eh? Ottimo. Molto bene. Faremo le casette di Natale anche per i Snow Golem a questo punto. Sì. Allora, semi. Sì. C'avevo io un barbiere quando ero piccolino che gli dicevo famiglia. Sì. Forte di voi. Come va? Sì, tutto a posto. Sì. Vabbè. Giusto per una mela. Nessuno qua fa scorte di mele. Poi dicono le mele d'oro sono per tutti. Dio ca. Guarda qua, quante cheteine. Robe neanche da vedere proprio. Tronco di quercia. La terra ancora me la tengo. Cesoia ce l'avevo anche, ma sono proprio rincoglionito. Si può dire? Penso di sì. Abbiamo altri 5 Snow Golem da ricreare, quindi tanta roba. Forse oggi pomeriggio andiamo avanti con la serie Hardcore, perché è un po' che non ci mettiamo mano. Vediamo, vediamo. Perché vorrei fare un altro giro in bici. Quello di stamattina, diciamo che non mi ha soddisfatto particolarmente. Era freddino. C'era freschino, meno male mi sono sportato via scaldacollo, poi per il resto ero tutto manichette corte, braghe corte, molto, molto leggero. Allora, vediamo qua se riesco a trovare qualcosa. Lampione di Natale, vediamo qua. Lampioncino, Natale, Minecraft. Vediamo cosa ci dà. Niente. Il Lego di ok. Secondo te, ma mi interessa. Sì, no, mi piacciono i Lego. Vabbè, i lampioncini sono sempre gli stessi, non è che perché è di Natale. Niente. Faremo dei classici lampioncini come questi qua, guarda. Eccoli qua. Ai quali bordi poi metteremo dei, non so, dei cosi là, i frutti rossi che non abbiamo. Però forse si possono, eccoli qua, qualcosa c'è. Forse si possono farmare col bombing questi, non mi ricordo sinceramente. Volevo provare a fare un esperimento. Vediamo come viene. Io qua ho avanzato degli scalini, ok? Quindi facciamo così. Ci facciamo anche delle slabettine. Vediamo se funziona quello che ho in mente. Vediamo se funziona.
Tipo, vediamo. Ci passiamo, sì. Non è che mi fa impazzire. E tu mi fai impazzire, vivi. Impazzire. Vediamo. Proprio no, facciamo più alto. Facciamo un blocco più sopra. Beh, l'ho tenuto sotto apposta, però mi sa che non ha senso. Invece così forse un po' di più. Forse. Boh, no. Vabbè, intanto proviamo a lasciarlo così. Insomma, dai. Vediamo se ne troviamo altri così, tipo qua. Vediamo. Senti i ragni, ma dove stanno i ragni? Bravo Fabio. No, non è proprio quello che mi immaginavo. Sinceramente. Non proprio. Però tanto lo lasciamo. Ma che sta a fa? Niente. No, 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 non ho preso gli slab, vabbè. Please don't take him just because you can. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Please don't take him just because you can. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. E qua si torna a casa. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you. Madonna, sì, dai. Sì, dai. Siddhartha, avete letto Siddhartha? Ok, sai cosa ti dico? Per il meme. Proviamo a iniziare a piazzare qualche frutto rosso.
Anche negli alberi, boh, adesso vediamo. Intanto vediamo se riusciamo a farmarli col bone meal in maniera molto molto easy. Lasciamo giù robe. Ah, mi sono dimenticato ancora di fare questi snow golem. Questa è tutta quercia scura. Ok, questi li piazziamo. Qua c'ho questo, qua c'ho questa, e qua questa, qua questa. Minchia come van via le angurie, eh? Mi piacciono le angurie qua, eh? Le angurie d'oro non mi ricordo che cosa servono, però so che servono. Cazzo è questo qua? Ah, è quello di prima. Sarà un pagliaccio che vuole vendermi qualcosa. Pensi che io ti rispondo mentre sto in live? Quel tipo che mi ha messo il follow prima. Mi ha mandato un messaggio privato. Vabbè, io non capisco. Ah, proprio siamo a corto qua, eh. Di ossa. Allora, andiamo un attimo alla farm di scheletri. Guarda che roba qua, cioè. Boh. Tanta roba, eh. Assurdo, cioè, boh, vabbè. Incredibile, incredibile. Qua. Splash. Ci servono delle ossa. Ultimamente stiamo usando molto bone meal. Porco Giuda, avete fatto la collezione di carrellini qua? Madonna. Madonna, avete paura di rimanere senza? Ci sta. Io qua ossa, vita che non ne ho più. Beh, queste mi basteranno. Facciamo così. Vediamo se stanno tenendo in ordine. Mica tanto. Mica tanto. Però abbiamo un bel po' di scorte. Di frecce, di un po' di tutto. Vabbè, torniamo a casa. Adesso magari non riesco neanche a farmarli, ma secondo me sì. Non sono sicuro però. Non sono sicuro. Non ne sono convinto. Siamo già senza fame, cioè senza cibo. E voilà. Dopo ci prendiamo del pollo cotto, eh. Sia mai. È che giusto perché era mattina presto, avevo piacere di mangiare un po' di frutta. Andiamo a fare la preghierina al nostro compianto Silvio. Vero peccato. Mi raccomando, qua si entra in ginocchio, altrimenti esplode tutto. Mi raccomando. Perché purtroppo, signori, qui giace Silvio Berlusconi, 29 settembre 1936, 12 giugno 2023. Un vero peccato. Meno male che Silvio c'è. Ah, no, 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 non c'è, non c'è più. Vabbè, fa niente. Fa niente. Facciamo sta prova, dai.
Bacche di Natale dappertutto metto adesso, Dio caro, anche sugli alberi se riesco a piazzarle. Allora, dove sono? Vediamo se funziona. Perché quelli che sono alti i due blocchi, sì, questa non me la ricordo, sinceramente. Deve pure crescere. Sì, dai, ottimo, ottimo, ottimo. Molto bene. Ne farmiamo già subito un bel po', che così lo possiamo a posto. Perché non mi ha preso il bombino? Boh, vabbè. Magari sono tanti questi. Tra l'altro si possono mangiare anche questi. Sì, perché li ho messi anche in dispensa. Vabbè, dai, facciamolo. Poi al massimo riempiamo la dispensa. Perché deve, la voglio riempire quella dispensa lì prima o dopo. Cioè prima o dopo, che col tempo. Guarda quanti. Ne abbiamo, eh? Direi che per il momento può bastare. Basta e avanza, il resto del bombino lo lasciamo in deposito. Che è? Il Sinna Grave, ma va a cagare, va. No, beh, dai, il Sinna alla fine ha chiesto anche scusa, quindi. Boh, andiamo a dormire. Sempre nella camera degli ospiti. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Please don't take me, please don't take him just because you can. Allora, un po' di rosso, relativo. Un po' di rosso relativo. Senza macchia, d'amore, ma adesso. Sì, ecco che non mi vedo, però vabbè. Piazziamo, piazziamo. Sì, li mettiamo in posti non che magari facciano male alle persone, no? Però che ci diano quel senso di... Beh, qua sicuramente. Quel senso di... rosso. Ci piace, ci piace, ci piacerà. Na 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 na
Sia troppo?
Lo scopriremo, lo scopriremo. Ok, non vedo l'ora che crescano, potevo usare Bomi, però dai, facciamoli crescere per conto loro. Sì, danno, secondo me danno quel tocco in più che ci serve. Sempre stare attenti. Qua ho saltato uno slab, vabbè. Ma chi è che grigna? Chi è che ringa? Devo prendere un caffè io, raga, assolutamente, perché ne ho bisogno. Questo lasciamo, sì, dai. L'albero intendevo, eh. Let's go, come on, Dio bon. Ecco qua, qua ne mettiamo ancora. Abbiamo già fatto fuori uno stacchettino. Così, così. Così. No, 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 no. Ok. In un mondo che prigioniero è e respiriamo liberi, io e te, e la verità si apre intorno a noi. Al di là del limite degli occhi tuoi, nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi, cadendo nei fantasmi del passato. C'è un quadro immacolato, si alza un vento tiepido d'amore. Quanto ci metteranno a crescere i soliti 20 minuti? Eh? Il vero amore, e io scopro te. Dolce compagna che non sai. Non sai ovunque tu andrai. A fianco tuo mio avrai. Prendila ancora un po' più bassa, Fabio. Se tu lo vuoi. Questi non pungono, ma rallentano solo in questo modo. Ottimo da sapersi. Tipo ragnatela. Esatto. Pietre un giorno, case ricoperte dalle rose selvatiche, e lì vivono. Ci chiamano. Yes. Boschi abbandonati, perciò sopravvissuti vergini, ci chiamano Aranana. Vabbè, abbiamo messi giù quasi tutti alla fine, volevo avanzarne qualcuno. Finché ne abbiamo bisogno, noi li piazziamo. Easy. Easy way. Ok. Questi sono già cresciuti alcuni, va.
Interessante. Posso piazzarli sugli alberi? Ma no, mi sa che. Aia. Mi sa che si possono piazzare solo sulla terra, queste robe qua. Ma potremmo fare dei tricchettini, non adesso. Allora, questi ce li portiamo a casa. Madonna, come rallentano. Sì, facciamo dei lampioncini? Bisogna. Dai, andiamo in dispensa. Chiudere sempre le porte, mi raccomando. Vediamo se riesco a scendere. Gaffemo o non gaffemo? Dio boh. Vabbè. Ce l'ho io qua le bacche rosse in teoria. Non ho le bacche rosse classificate, ma stiamo scherzando. Ah sì. Ah ecco. Sono così, guarda. Ok. Anche queste potrebbero essere carine come lucine. E queste dove le possiamo piazzare? Non ci interessa adesso. Molto bene. Questa incudine è quasi rotta. Vabbè. Anche queste sono carine, che non abbiamo, cioè. Mica mai niente, gli sti sniffer qua, cioè, sniffano, sniffano, sniffano. Allora, questo è l'abete, mi piace, siamo a Natale, quindi usiamo l'abete. Per i lampioncini, facciamoci dei lampioncini. Però li facciamo un po', magari anche con un murettino sotto, no? Fatemi prendere un caffè, arrivo subito. Abbiate pietà di me, che sono un povero, non si dice. Tabernello, nostro vino preferito, porta sempre in tavola l'appetito. Ma de che, torno su.
Eccoci qua, scusate, stavo pensando col calce, il calcestruzzo, mi sa che non ci posso fare i muretti. Vero? Perché avrei fatto tipo dei muretti per i lampioncini in calcestruzzo e li avrei colorati. Ma non possiamo, non possiamo. Quindi, boh, cosa possiamo usare? Intanto vediamo se abbiamo dell'abete. Poco abete qua, eh? Veramente gran poco abete. Dio, boh, non abbiamo neanche legno di abete. No, perché ho fatto un sacco di slab che non mi servivano. Bottoni.
Va bene, abbiamo l'arboscello, possiamo andarlo a farmare, andiamo a farmarlo, andiamo a farmarlo, andiamo. Ma poco, poca roba. Giusto per fare, no, facciamo questo e questo, non di più. Se funziona, tra l'altro, con l'abete, a parte che è proprio buggata la mia farma di legno. Più che altro è esplosa un paio di volte, l'ho riparata, ma credo che avrò che ho sbagliato qualcosa sicuramente. Madonna, come corre veloce, oh. Ah, perché abbiamo Cosa c'è da ridere? C'è niente da ridere. Ok. Boh, speriamo. Allora, questi vanno nella mano sinistra. E facciamo gran poco con due stack di... però... Guarda, se me l'hanno spaccata. Vabbè. Ci proviamo. Tra l'altro l'ultimo lo devo sempre spaccare a mano. Vabbè però, qualcosa sicuramente riusciamo a fare. E che me ne serve chissà quanto, però è un po' buggata, sì. Voilà. Primo stacchettino è quasi andato. Bomil. Così abbiamo anche gli stick. Guarda, c'ho già anche in mano roba. Ottimo. Sì, beh, mi starà venendo tutto nell'inventario. Di solito mi tengo l'inventario pieno di bon mille quando faccio ste robe qua e continuo finché. Ci arrangiamo così. No, vabbè, mi servirà anche forse per fare qualche struttura, qualcosa. Ci sta il legno di abete, dai, a Natale. Come ci sta? Madonna, cos'è cresciuto qua? Sì, però non è che funziona proprio al massimo. Però a noi l'importante è che riusciamo a portarci a casa il legno di abete, poi per il resto, tutto il resto è noia. Stavo pensando a quale materiale potrei usare per fare... Ah, sai cosa usiamo? I mattoni usiamo. Ecco fatto. Qua bisogna sempre spegnere e aspettare che l'ultimo blocco di dinamite esploda là sopra. Perché se vai via che non è esploso, ecco qua, vedi. La prossima volta che torni, ti trovi tutta la farma rotta, come mi è già successo. Sì, mi è caduto tutto in mano praticamente. Ok, tutto quello che ho farmato ce l'ho io nell'inventario. Beh, vabbè, oh, buttali via. Allora, questi lasciamo qua. Almeno abbiamo un po' di roba per continuare a lavorare.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Sai che forse le facce le voglio fare con questi, guarda, si sono già i muretti. Proviamo, proviamo. Solo che mi mancano le lanterne adesso. Eh sì, non ne ho più. Non ne ho più. Astro del cielo, parco il divino. Mi si sta raffreddando un po' troppo il caffè, credo, eh. Mite agnello redentor. Ah, è buono qui, è buono qui. Ah, che buono il caffè, è sempre buono il caffè. Almeno io fino a mezzogiorno, l'una, massimo due, sono sempre contento di prendere il caffè. Dopo. Dai, proviamo a vedere sti lampioncini. Ah, no, ma non ho. Allora, andiamo a fare un ride. Prendiamo qualche smeraldino. E poi compriamo le lanterne. Craftarle. Possiamo anche craftarle in realtà. Potremmo anche craftarle di fatto. Che non mi è tanto. Aspetta un attimo. Perché ho visto che qua torce ne abbiamo, quindi. Non mi ricordo però come si fa. Se serve la pepita o cosa. Eh sì, pepita. Vabbè, dai, ce le craftiamo, dai. Tanto ferro ne abbiamo in abbondanza. Facciamo così, facciamo così. Facciamo così, facciamo così. Porco Giuda, quante pepite. Facciamo così. E adesso cerchiamo lanterna. Lanterna. Ottimo. Guarda, abbiamo fatto uno stacchetto giusto. Rimettiamo a posto sto ferro. Abbiamo fatto uno stack giusto di lanterne. E ci facciamo le fence di abete. Quindi si fa così. Allora facciamo così, facciamo così. Così. E così. A posto. Un momento. Non è che ne metto uno ogni. Cioè, ne mettiamo uno ogni tanto. Pensavo di aver sentito un corno. Corno di ride. Boh. Qua è squarcia scura però, occhio. Occhio Fabio. E qua c'è l'abete. Ci servirà. Vediamo se ci sta il mattone con questa tipologia. Legno. Bah, sì. Sì, dai, così richiama anche il rosso. Sì, dai, ci può stare. E che puoi stare, ciò, no, vai, così no. Sì, dai, mi piace, mi piace. Ci proviamo. Poi finiamo anche il ponte perché non mi piace con queste lanterne a terra. A parte che io vorrei abbassarlo sto ponte. Ah sì. Questo ponte va abbassato. Sì, perché
Mi toglie tutta la visuale sul maneggio. Non mi sembra il caso. Entrato al maneggio senza neanche vederlo. Ok. Allora, proviamo a piazzare uno intanto qua. Dio santo. Vediamo se da uno o da due, cioè da due o da tre, forse da tre. Forse da tre. Oddio. Insomma. Non lo mettiamo qua. Porca madosca. Madosca. Non fraintendete. Please don't take him just because you can. Bello. Vabbè, poi per le strutture ci penseremo quando sarà il momento. Qua ne piazziamo uno sicuramente qua. Io non volevo proprio metterlo lì, però va bene, dai. Va bene, lo stesso. Dio nana. Lo facciamo che guarda di qua. Però inizia a prendere un po' forma. Bello. Cioè, rispetto a quello che era prima. Molto bello. E stiamo solo abbozzando. È troppo basso? Ma uno ce lo mettiamo qua. Ok. Uno qua. No, qua no. E uno lo piazziamo qui. Se riusciamo. Madonna, larga di comprensione. Ok, abbiamo quasi finito il cibo. Meno male, c'ho un mal di... Ma che spavento che ho preso. C'ho un mal di pancia, raga, forse di mangiare anguria. Ok, bello, sta venendo carino. Sta venendo molto carino, poi se vi immaginate le casettine di marzapane, tanta roba, oh. Tanta roba. Qua è un po' stretto il discorso, però vabbè. Sono modifiche che abbiamo tutto il tempo di fare. Qua andremo di là e quindi uno lo piazziamo qua. Almeno evitiamo che sponino amici indesiderati. Si spera, che cacchio sta a fare?
Molto bene. Il mondo, eh? Madonna, cos'è esploso? Sì, ma dove soprattutto? Ma esplodono da soli, ah, perché beccano gli snow. Adesso a fine live facciamo un bel esercito di quei fatti bene. Ne abbiamo fatti pochi stamattina in realtà. E quei pochi che ci sono, mi sa che sono stati ammazzati. Non so. Guarda il creeper, maledetto. Perché è zona buia. Zona buia. Vabbè. Andiamo avanti per la nostra strada. Beh, qua ne mettiamo uno. Tipo qua. No, così però. Non così. Se avete visto il video, signori, fino a questo punto, commentate con fino a questo punto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un dislike, un commento, un insulto, attivate tutte le campanelle, i campanelli, i campanacci, campanellino, Peter Pan e tutte quante cose. Mi piace perché sta prendendo forma. Il nostro bel villaggetto. Andiamo a dormire, vai. No, no, dai. Sì. No, perché non vedo l'illuminazione se vado a dormire. Ok, un altro lo mettiamo qua. Lo mettiamo che guarda di qua questo. Pom 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 pom
Dio caro. Ok. Salve Polletto. Come stiamo? Andiamo bene, andiamo. Ok. Uno ce lo mettiamo qua. Non così. Li ho fatti tutti da due, qualcuno volevo farlo anche da tre, forse, sì. Qua c'è la zona di regali, diciamo, di Babbo Natale, vediamo. In teoria sì. Bel giro, illuminiamo magari un pochettino. Allora, ne piazziamo uno da tre a sto giro qua. Sono semplici però, non lo so, Madonna, continuano a esplodere. Creepers. Poveri i miei snowman, caspita. Povero il mio esercito di snowman. No, ma non so se si chiamano snow golem o che ne so io. So solo che questi due scheletri qua non mi piacciono per nulla, perché non ho più cibo e neanche quello là mi piace più tanto. Comunque sono molto eleganti gli scheletri, eh? Cioè hanno un portamento veramente molto molto elegante. Non so se ci avete fatto caso. E quanti sono? Tanti.
Sono tanti. E mi sa che mi conviene andare a dormire, però è che se vado a dormire, ripeto, non vedo i punti bui. Quindi passiamo stanotte qua in mezzo al bosco, sperando che non ci siano problemi. Tutto qua. E piazziamo anche uno. No, devo andare a prendermi da mangiare in realtà. Eh sì. Assaggiamo questo. Ah no, me l'ha fatto, ma non si può mangiare, non si può. Ma come? Ah sì. Ok. Dà un cacchio di vita, però vabbè. Bello, bello. Oddio, questo lampione qua è un po' in mezzo alle scatole, però. No, bene. Non l'avevo considerata sta cosa. Mettiamolo a lato così. E voilà. Le. Eccolo, via, 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 via. No, no. Andiamo a dormire, va. Andiamo a dormire. Aia. Faccio sempre male qua. E prendiamo anche. Sto giro ci prendiamo uno stack di pollo cotto, tipo, sì, dai. Bisogna anche andare a vedere come stanno le apette. Dovremmo dare da mangiare agli animali. Però almeno voglio finire il giro di queste luci. Sono già le 11:30, quindi io vado a pranzo tra poco. Quindi vediamo se riesco a finire almeno sta cosa. Fammi concentrare. Allora, il pollo. E stacchi. Pollo cotto. E sta qui. Mamma che rischio. Che rischio, raga. Bello tutto innevato. Allora, voglio trovare un bel arco da fare qua. Un'arcata. Bello, 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 ci piace, ci piace. Wow, sta venendo bene, mi piace molto, anche se non ho fatto poco. Ma sai che mi devo dire che sono molto contento. Molto. Sì. Caspita, se viene bene. È già Natale. Cosa ridi? C'è niente da ridere. E ci si fa un po' male, diciamo, anche qua bisogna stare attenti. I bambini soprattutto devono lasciare dei cartelli. Lasciare dei cartelli, perché qua poi quando faranno visita. Questi qua si pungono, si fa male. Sarebbe un vero peccato, insomma, dover pagare anche i danni per sta roba qua. Uno lo mettiamo qua. Perché forse non mi basta neanche il materiale. Mi serve proprio di no. Uno lì, uno qua. Poi anche attorno ai lampioncini, magari sì, se c'è spazio, ci mettiamo altre frutti rossi. Sì, diciamo che queste strawberry, non so se sia strawberry o ciliegie o non so cosa sia sta roba, sinceramente, ma saranno molto presenti. Ma alcuni potremmo farli anche da due, vabbè, non ho neanche materiale, però sì, in effetti. Qua è buio. Qua è buio. Qua è molto buio. Ne mettiamo uno qua. Oh, che affetto. Oh, non che affetto. Bene.
Uno ce lo mettiamo qua. Qua ci viene in testa, no? Quindi possiamo farlo anche così, se no sono tutti monodirezione. Non ci piacciono. Bello però, oh, che figo. Anzi, mi sa che ne aggiungerò ancora di quei frutti rossi qua. Soprattutto di quei frutti rossi qua. Vabbè, dai Fabio. Ma de che? Questo lo togliamo. Secondo me viene fuori una roba fatta bene, cioè bene, fatta con amore. E quindi tutte le cose quando sono fatte con amore, in realtà poi avrei dovuto alternare però qua, facciamo così, dai. Mettiamo un po' di qua. Così. Qua è troppo forse, eh? Eh sì, qua è pesante il discorso, non mi va, non mi va. Troppi, ne ho messi qua. Ah sì. Cioè ci stanno bene attorno agli alberi così, non troppi. Attorno al sentiero. Secondo me. No, sì, sono tanti. Allora, dai, che però dobbiamo continuare con le luci perché sennò. È che avevo visto sto troppo. Vedi che è troppo, cioè è troppo, troppo. Anche qua è già troppo. No, non va bene qua. Almeno un blocco. Beh, vabbè, qua sì. Non stare distanti, non mi piace altrimenti. Vabbè, andiamo avanti. Uno lo mettiamo qua. Abbiamo finito il materiale. Caspita, pensavo di averne fatte tante io invece. Col cavolo. E che siamo quasi arrivati, però. Guarda, riesco a fare questo. E basta. Fine. Fine della favola. Allora, qua ci mettiamo. Ora vi racconto una storia che farete fatica a credere. Bella quella canzone lì. Di chi era? Di Modà, Favola dei Modà, non me la ricordo più, dopo me l'ascolto. E niente, purtroppo non posso più fare i lampioni per il momento. Ne mancavano gran pochi, però vabbè, fa niente. Siamo contenti? Io sì, sinceramente, del lavoro che abbiamo fatto stamattina. Devo dire molto contento. Mi piace come sta venendo. Prossimo passo, adesso quando oggi appena ho pranzato, voglio cercare una specie di tutorial, qualche idea per fare un arco qua. Anche questi, vedi, sono troppi, cioè vicino ai sentieri no. Vicino ai sentieri no. Vuoi metterli qua? Sì, attorno agli alberi sì. No, vicino al sentiero questo non mi piace. Abbiamo l'ultimo snow golem da fare. Ecco qua. Aspettiamo che scenda la notte, dai. Bello però, eh. Ti immagini adesso dopo qua? Qua ci sarà tipo una casetta di marzapane, che bancherella. Qua ancora. Vedi? Qua ancora un'altra. E dove abbiamo? Qua ancora, vedi? In queste qualcuna le unisco, adesso vediamo se riesco a trasformarle. Qua ci sarà ancora qualcosa. Bello, eh?
E poi si va proprio verso il Babbo Natale. La casa dove è la fabbrica dei giocattoli, che sarà qua. Piccolina, però vabbè. Poi dovremmo trovare anche dello spazio tipo qua. Cioè, non è che ci fermiamo lì. Dobbiamo continuare con le nostre bancarelle. Facciamo così poi vediamo. Seguendo il sentiero principale anche qua ci va qualcosa. Sì. Abbozziamo, abbozziamo, abbozziamo. Ok. Anche qua. Sicuramente. E fine, poi si fa ritorno a casa. Biglietteria, esatto, facciamo la biglietteria. Facciamo una specie di arco con biglietteria, un arco d'ingresso. Voglio trovare un modo per piazzare questi frutti rossi. Sugli alberi. Buoni. Perché non li me li fa piazzare. Vorrei dirti, vorrei, mi sento vivere in tutto quello che faccio e lo faccio, ci sei. Mi sembra che tu, ecco, vai, abbiamo, è arrivata la notte, che tu sia qui sempre. Vorrei dirti, vorrei, ti sento vivere. Ovunque quando ci sei tu. Bello, eh? Cioè, non mi dà ancora l'idea del Natale, però. Ci piace. Molto. Un bell'arco che non sia invasivo, ma che dia un senso di ingresso, capito? Che magari parte da qua. Vediamo, sì. Così. E arriva fino a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mamma mia, come esplodono. Fino a qua. Bell'arco d'ingresso. Bello, ci piace, ci piace. Sì. Alcuni di questi alberi, adesso vediamo se trovo il modo. Voglio farli diventare proprio casette degli elfi, capito come? Ci sono punti morti di luce. Wow. Espandiamoci un po' con le luci, magari. Au. Anche qua è morto, cioè qua è buio proprio, buio pesto. Poi non so come si, perché si dice buio pesto, però. Ok, zona babbo, babbo di me, babbo Natale. E poi si fa ritorno. Tipo qua, io ci li metto, capito? Questi. Dai, vieni, dai. Vedi che li evita. Vedi che lui li evita, sa, lui sa già. Mamma mia, che angolo morto. Di poca luce. Ma quello lì sembra un display, io non so come mai. Come
come ha fatto a fare sto effetto qua, sinceramente. Ah, ci ha messo le torce, ecco cos'è. Figo, eh. Sembra quasi fatto apposta. Senti come esplodono, Madonna. Direi che abbiamo fatto un bel lavoro. Molto. Adesso andiamo a casa prima di morire. Qua, ah, qua è esploso. Dio caro. Porco Giuda. Serve uno slab o trapdoor, però non è che possiamo ricoprire tutto. Ciuccio quanto di slab o trapdoor. Anzi, facciamo così. Siccome è arrivato il momento di salutarci, io vi ringrazio di cuore veramente per la compagnia, per il supporto, come sempre. E proprio da questa vista, la quale farò anche un bellissimo screenshot, eccolo qua, vi saluto. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi do appuntamento sicuramente ad oggi pomeriggio, a breve sarò sul server, non credo in live, forse più tardi faremo una live di un paio d'orette in versione hardcore, vediamo. E vi ringrazio di cuore, vi auguro di trascorrere una buonissima giornata, un buon weekend, trascorrerlo con tutte le persone che più amate, che più vi amano, che più vi sono vicine. E ricordatevi, ovviamente, signori, come sempre, di splendere. Grazie di cuore, buon pranzo a tutti, arrivederci, buon inizio di proseguimento, di fine settimana a tutti quanti voi. Arrivederci.